www.radiosiani.com. Benvenuti a una nuova trasmissione, non è una nuova, però è la prima puntata di quest'anno. Siamo a Librio Nir e siete con Rachele e Ciro, una coppia inedita direi questa. Eh beh sì, per Radio Siani è una coppia inedita. Anche se siamo voci vecchie, diciamo. E questa puntata la inauguriamo con Alessandro Chetta. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, si può dire, io prima parlando con Ciro ci stavamo un po' accordando insomma su quali domande fare, ti ho definito un po' un osservatore di Napoli, no? Dall'ultimo anche l'ultimo lavoro e l'installazione sonora Nox Populi, correggimi se sbaglio. Eh sì, sono un osservatorio, nel senso, davvero ho un po' di occhi su varie fattispecie insomma, della realtà urbana e sociale che mi piace insomma, mettere a fuoco in maniera, diciamo così, anche un po' originale. E infatti sei qui a presentarci il tuo nuovo ebook, Il diavolo veste mafia. Sì, è un ebook, quindi è solo un libro digitale, non è stampato, non ha il formato cartaceo, è un ebook, quindi si può trovare sui bookstore online, su internet. È edito da Malitalia, piccola parentesi, Malitalia insomma, è un blog, un'associazione culturale, una realtà che sta crescendo e che appunto mira anche alla editoria digitale e quindi ad espandersi in questo settore con Luca, Laura Prati ed Enrico Fierro che ne sono i fondatori. E questo libro è un po' un viaggio nel merchandising che vede annullato, diciamo, il bene e il male, in un certo senso. Come ti nasce questa idea? Ecco, cominciamo proprio dall'inizio. Come ti è nata questa idea? Eh sì, allora, essendo un osservatorio, più un osservatore, insomma, ho notato cambiamenti in qualche modo in quello che era ciò che esponevano le vetrine, semplicemente dei negozi di abbigliamento, più o meno all'inizio degli anni 2000, quando insomma, dalle classiche Griff, eccetera, eccetera, si era passata una serie di felpe, comunque una gamma di prodotti che portavano scritte tipo Brazzo della Muerte piuttosto che Take Cocaine e che quindi inneggiavano in maniera molto molto esplicita a ciò che prima non si faceva e quindi a droghe pesanti, quando magari in passato, ne so, la fogliolina di marijuana, quella come dire, che accompagna Bob Marley per dire, era ormai insomma passata nell'immaginario collettivo hippie. Mentre cose più toste, appunto, come può essere la cocaina, oppure, non so, le droghe sintetiche come l'MDMA, l'ecstasy, eccetera, eccetera, trovavano tutto un merchandising, come dire, neanche in negozi specializzati, ma in negozi, insomma, qualunque, che ne so, il rettifilo, per dire, che è un po' la strada, sto centro commerciale a cielo aperto di Napoli, e notai, insomma, un po' questo cambiamento, che le varie tribù urbane, se prima si distinguevano, che ne so, c'erano i metallari piuttosto che i b-boy, l'hip hop, i punk, eccetera, eccetera, adesso si distinguevano non tanto per l'identità quanto per la citazione. E la citazione era da film come Scarface, piuttosto che Il Padrino, o addirittura oggi, da un paio d'anni, a personaggi realmente esistenti e non proprio raccomandabili. Tipo. Tipo per dire. Non so, cioè, ho trovato delle t-shirt su Breivik, cioè questo mostro che come dire, ha ucciso 92 persone su un'isola norvegese e c'erano delle t-shirt che in qualche modo inneggiavano a lui, ma come c'erano quelle che erano contro di lui, magari nella stessa pagina di uno store online, e appunto annulla bene e male. Infatti il sottotitolo dell'ebook è Così il merchandising sui criminali annulla bene e male. Nel senso che ci ritroviamo cose a favore, cose contro, come dire, in questo caso su uno stragista, un terrorista, in maniera indifferente, perché il mercato rende indifferenti i valori. L'unico valore, appunto, è quello di rendere commerciabile, acquistabile, una merce. Questa indifferenza assoluta annulla bene e male, nel senso che non essendoci filtri ed essendo tutto mediato da uno schermo e quindi depotenziato, si dice che si derealizza la realtà quando la si vede su uno schermo, nel senso fa in qualche modo meno paura, chi, soprattutto i ragazzi, si avvicina a questo tipo di merce e lo fa in maniera molto leggera, così come fa in maniera molto leggera e mi piace su una pagina su Facebook dedicata alla camorra, alla mafia, alle droghe. È una sorta di trasgressione a buon mercato, diciamo così, che però raggiunge livelli dal punto di vista quantitativo mostruosi, basta vedere appunto i contatti o il giro d'affari.
i mercati si confondono e quindi c'è anche una fusione tra bene e male. E forse in questo sono proprio le mafie ad averla vinta e a spuntarla, perché poi molto spesso dietro a questi brand che poi inneggiano sia in senso positivo che negativo alle stesse, sono proprio loro a starci dietro. Sì, talvolta può capitare che questo avvenga. Mi viene in mente il caso famoso del DVD di Gomorra, che uscì edicola sulle bancarelle napoletane prima del DVD, come dire, originale, che seguì chiaramente la messa in circuito del film, e lì appunto la camorra, cioè, parlavasi di camorra, ma come dire, l'importante era fare business, perché in quel momento era il film che tirava di più. Anche se, e cosa ancora più preoccupante, spesso insomma va da sé il fenomeno, infatti questo è il merchandising ispirato ai criminali, quindi non tanto del ma sul fenomeno mafioso, mafioso o comunque criminale in genere. Questi tra virgolette mostri e contemporanei vengono spinti semplicemente da chi intende fare business su, si diceva, simboli ad alta definizione, quindi una volta magari c'era Che Guevara, adesso sullo stesso piano ci può essere il Padrino piuttosto che Scarface, o addirittura le Brigate Rosse, ci sono insomma una vasta gamma di t-shirt in questo senso, oppure gli Uzi, che sarebbero le mitragliatrici usate dall'esercito israeliano, create dall'esercito israeliano, e ci sono dei siti specializzati che vendono magliette che inneggiano la potenza di questo mitragliatore. Che poi una cosa divertente di tutto ciò è, ok, sì, l'oggetto in sé, ma anche il modo in cui viene venduto. Per esempio su un sito ho trovato degli stickers che dicevano Israele Kills, Israel Kills, gli uccidi Israele, ed erano venduti come se vendesse uno shampoo, dice approfitta, cioè un pacco 100 stickers Israel Kills, l'offerta, sì, il 3x2, cioè insomma vende una cosa che, come dire, porta un messaggio in sé forte, direi, al di là di come la si pensi, però era venduto in maniera tale. Allo stesso modo anche le t-shirt della banda della Magliana, sì, sulla banda della Magliana poi c'è un discorso vasto, perché comunque ha subito un processo di appunto di normalizzazione. Il tabù è stato praticamente quasi abbattuto, uno perché c'è una certa distanza nel tempo dalle malefatte, insomma, di Libano e del Dandy, eccetera, eccetera. E poi, come dire, c'è stato il passaggio letterario, poi filmico e poi televisivo con la serie TV, sì, che in qualche modo quello che sta per accadere con Gomorra. Passaggio pure attraverso le forme espressive, sì, film, libro e serie TV, fa sì che adesso sia un prodotto tranquillamente commerciabile, quindi dagli accendini alle t-shirt, e tanti store, soprattutto romani, chiaramente, fenomeno molto localizzato, fanno queste didascalie approfittate, c'è il Dandy e mettono pure le frasi famose del Dandy, come dire, attore o reale, però probabilmente frasi riprese magari dai processi o dalle, e quindi in effetti si inneggia più che altro a personaggi reali più che agli attori che impersonano i criminali.